Ciao a tutti e benvenuti in questo video, anzi in questo vlog della settimana. Speriamo che questa volta riesco a farlo bene. Perché a me intanto parte di lunedì e già questo è una garanzia. Speriamo. Chanel, dove sei andata? Si è andata a mettere di nuovo nella sua cuccia, se sarebbe là, eccola là. Vabbè, io sto sul divano, il lioncino sta qua, sta finendo di mangiare, ora ve lo faccio vedere. Vai, eccolo qua, sta mangiando, saluta, tapò. Che stai mangiando, racconta. Salsiccia. La pasta con la salsiccia e il pomodoro, vero? Buona! Ed eccolo qui alle prese col lavaggio del piatto. Oggi è martedì, mia posizione sul divano, mi sto mangiando la mousse al cioccolato dell'Eurospin. Qua ci abbiamo anche una spettatrice, è vero Dea? Questa tu non la puoi mangiare? No. E niente, il nonno sta nella sua stanza, è appena andato a mangiarsi il gelato nella sua stanza e a guardarsi la TV. Perché abbiamo finito di pranzare e quindi momento dolcetto. Io non sto tanto bene oggi, mi sono svegliata con la cistite, no, l'ennesima volta, non ce la faccio più. Non posso distrarmi un attimo che tac, mi arriva. Devo stare sempre, sempre tanto, tanto attenta perché ne soffro molto. E niente, oggi Grande andrà in piscina come tutti i martedì. Però andrà con papi perché io sinceramente poi là la piscina è sporca, i bagni e tutto quanto evito se ci devo andare. Sto facendo la mia ginnastica che la mia ginecologa mi consigliò prima di prendere gli ennesimi medicinali, visto che comunque ne soffro sempre. Cioè sto bevendo un bicchiere d'acqua ogni ora e in bagno ci sto andando ogni due, quindi sto cercando. Anche se mi sa che queste ultime 2 ore ho sfrasciato un po', cioè sia nel bere che nell'andare in bagno sono andata più spesso, vabbè, però vediamo un po' come va e poi magari stasera mando papi in farmacia a prendermi l'ennesimo Monuril dell'anno, vabbè, che poi non mi stava facendo manco più niente, perché boh, sono dei batteri che ho e che si... Ogni volta capita che ne so, vado in piscina, faccio qualcosa che evidentemente non dovrei fare, esagero a bere, alcolici, insomma, un po' di stile di vita un po' così e mi arriva. E quindi perché ho fatto anche l'urinocultura quando è stato qualche mese fa ed era addirittura negativo quando mi veniva così. E quindi ho detto inutile che vado a fare esami, prendere antibiotici, eccetera. Vado di Monuril, se non mi passa, prendo integratori. Vediamo un po'. Che palle, però. E niente, questo è il martedì di oggi. Niente di che. Divano. Allora, vediamo che cosa hai fatto. Facciamo vedere a Costanza. Adesso stai pettinando i capelli. Quello che ho detto, Costanza, dopo pranzo, tolgo i bracciali, prendo slip e calzini puliti, faccio il bidet, lavo i piedi e lavato i denti. Perfetto, mamma, brava. Adesso devo pettinare i capelli. E poi... Così va bene? Sì, va bene.
30 ore. Poi metti la roba sporca. Porta la roba, sì, ok. Sta scritto tutto lì. Certo, c'è scritto tutto lì. Forza, Leon. Allora ragazzi, è venuto carinissimo, noi, per noi sì, bello, proprio bello. Sei contento, sposo? Sì, grazie, grazie, grazie. Della, grazie dell'aiuto. Ma se prestiamo anche il cartone così non vola, poi te lo portiamo domani. Va bene, sì sì, ve lo potete portare. Passa questo. Che carino, si è fatto buio ormai. Ma io mi sto qui perché mi sto facendo le unghie, cioè nel senso che mi sono tagliata a zero le mie unghie lunghe e le sto facendo così, cioè le ho fatte così, tutte rase, piccole piccole, perché? Non lo so neanche io perché le ho fatte così, però no, le volevo tenere le mie unghie naturali, chissà che mi crescono, ci faccio giusto un semi permanente e basta quest'estate, vediamo se riesco a farle, a mantenerle. Se no prendo e mi attacco le unghie, le tip, come faccio di solito. Comunque, il problema è far asciugare lo smalto, perché c'è, cioè, l'indurente, perché ci vuole, cioè, non si asciuga mai praticamente, abituato al gel. Va bene ragazzi, quindi niente, immortaliamo questa settimana, vediamo quello che facciamo, insomma. Parte da oggi questo video vlog settimanale. Leon ha vinto la sala giochi perché ha finito la scuola, vero amore? Bello! Attento, attento! Allora, siamo a Bari Blu. Siamo a Bari Blu, siamo alla sala giochi. E mo tra un po' andiamo a mangiare qualcosa, oggi io e bambino, come consuetudine, come ormai è tradizione, ultimo giorno di scuola, e quindi andiamo alla sala giochi, cioè più che altro siamo insieme e andiamo a pranzo fuori. Eccoci qua, siamo al Food Village, è vero amore? Sì. Stai mangiando la pizza? Sì. E la pizza con la Nutella, le patatine e l'acqua. Mamma invece pizza e con c'è anche quella, zucchine. Con la Nutella. Eh sì, amore, certo. Pizza con zucchine, noci, pezzo di zucchine, noci e questo bacon che toglierò. Pancetta, mi sa, pomodorini, patatine e Coca-Cola. Wow, buon appetito! Oh, sono tornata a casa. Perché sto così bassa? Cioè alta? Ok. Sono tornata a casa e andiamo subito di là, vabbè, ma sta facendo le sue faccende, le faccende del pomeriggio, vero amore? Che stai facendo? Si sta togliendo le scarpe forse, vabbè, siamo appena tornati, il tempo di rientrare pure i cani, che c'è che ti gratti la faccia tu? Dea! Vieni qua amore, che prurito. Siamo andati a Pepco, Bari Blu, vero amore? In realtà prima Pepco, però da Alcott mi sono comprata questa camicia, l'ho pagata 20 euro, 19,99, mi piaceva, di lino, tipo quella che abbiamo preso a Papi, così, questa è un po' più leggerina come tessuto, lino sicuramente perché insomma molto leggera, c'è il bottoncino qua che si può alzare, oppure è così, una camicia però con tre bottoni, due taschioni. Ragazzi, la XL mi sono presa, ma mi sto ingrassando, cioè non lo so, sto mangiando, sì è vero, un po' di porcherie forse in più, però cioè, è possibile che la XL, cioè io massimo L, cioè non la faccio più, devo avere il ciclo questo penso weekend, spero, anche se qua non ho nessun sintomo, vabbè, però è possibile, è enorme, il camerino era una balena. Vero amore, vediamo che cosa abbiamo preso poi da Pepco. Vabbè no, questi sono caduti dalla tasca di mamma, che erano
le bustine, fai vedere, aprilo tu, un'altra maglia per mamma, costava 5 euro, me la sono presa, mi piace, questo è sicuramente il cotone, vabbè, poi lo arrotoliamo meglio, amore, con questo pizzettino qui, tipo pizzo San Gallo, questo qua, alle maniche, a tutte e due, cioè alle spalle, e lavorata a mano, amore, guardate che carini, bella, molto carina, fresca, cotone, un bel cotone, 5 euro raga, ho detto vabbè me la compro, era l'unica, e quindi questa bianca, le salviettine che ieri a fare Pilates mi servivano per i piedi e non le ho trovate, e non ce le avevo, e quindi 72 salviettine costavano 1,30 euro, che altro c'è? E basta, in realtà non c'era niente di che. Abbiamo preso questi che sono, stavano 2 euro in cassa in offerta, palloncini, qui c'è scritto LED, ma non è LED, non sono LED, dice che si illuminano, sono fluorescenti, quindi sono 4 palloncini, costavano 2 euro e allora ho detto magari anche domenica li utilizziamo. Ma perché ti gratti, Dea? E che Dea gratta sempre? Ah, non è che sono LED, mi sa che sono proprio LED, mamma, questi palloncini. Si tira questo coso, però non lo tirare a mamma. Carini! Cioè, guardate, c'è questa cosina qua. Questi si illuminano dopo! E poi non posso girare. E mo li dobbiamo accendere. Siamo riusciti, cioè nel senso non a chiuderlo, però, cioè non a spegnerlo. C'è la luce dentro, guardate questo puntino, questo qua. È a buio, sì, deve essere un bel effetto. Carino, peccato quello giallo che non sono riuscita a spegnerlo, però. Dea, no, stai ferma. Dea, quando vedi i palloncini ci vuole giocare. Oggi no. Siamo così. Buonasera. La vera Gonzalo. Lei è la zia Tuti. Mi succhio con la lingua, fai vedere. Lei è proprio quella Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. Focaccia, fatta in casa, mozzarella, cozze, birra, cozze e provolone. Provolone manca, non fa niente. Oh, questa sono io, sto qua, sul divano. Con i piedi sul cuscino, perché non so perché, ma mi si stanno gonfiando piedi e caviglie, vabbè, perché fa caldissimo, quindi sarà per quello, però soprattutto il piede destro e non tanto quello sinistro, e si vede un po', vedete? Vedete? Quindi, boh, lo metto sul cuscino e vediamo, anche perché dopo devo lavorare, poi c'ho Pilates e poi stasera usciamo, esco io, Leon, con le amiche. E quindi vi dicevo, papi va a lavorare, oggi è sabato, e noi ci andiamo a mangiare qualcosa, andiamo al pub a Trigiano. E niente, quindi aspetto un altro po' che poi vado a lavorare e a fare Pilates, che Pilates lo sto facendo qui a casa perché sta venendo l'istruttrice a farci Pilates fuori in veranda da noi. Leon, dove stiamo? Siamo al pub, al Pipes, si chiama Pipes, mamma sta con una bella Guinness, finalmente oggi si beve la birra, ragazze, facciamo un saluto. Salute. Ciao a tutti. Ciao. Salute. Cin cin. Questo live. Sì. Cin cin. Tanto la birra col grado fiato ci vuole. La birra! Buongiorno, oggi è domenica. Siamo andati a votare, a fare il dovere dei cittadini. È vero, è il dovere nostro. È il diritto nostro. Sì, però, mamma. Sì? Lui voleva votare, Leon. Ho guardato il cartellino tutte le volte. Va bene, vuol dire che non lo guarderai più allora, se l'hai guardato tutte le volte, vero? Non guarderai più la TV? Allora, qua siamo domenica in modalità
compleanno di papi, quindi qua c'è tutto il cibo che abbiamo preparato. Questi sono questi crostini vari, polpette di pane homemade, scusate la mia scollatura oggi, già volevo mettere qualche cosa qua perché è molto scollato, vestitino, non trovo una spilla. Poi, vabbè, prosciutto, mortadella, panini col prosciutto, qui che c'è? Ah, due pan brioche, uno con il salame e l'altro con il tonno. Che altro sta qua? Niente, poi patatine, zuccherie varie. Dovevo prendere queste salviettine che le devo portare fuori, in bagno di fuori. Allora, iniziamo a chiudere un po' le porte perché adesso arriveranno i bimbi modelli. E qui siamo pronti. Senti, se non sbaglio hanno visualizzato parecchio il canale. Come no? Ha voglia che l'hanno visualizzato. Tutti grazie al fotografo della scusa. Che gli ha detto, che lo zio mi deve pagare un caffè, che come ho postato il video suo. Ma quale canale? Mamma Sara Leon? Io quello ho detto. Ah, quello, qual è il canale? Bene, no? Comunque qua penso abbiamo messo sì. I tortilla, patatine, quelle patatine piccanti, ti ricordi già? Fammi andare a prendere la salsa d'avocado che ho fatto io. E niente, qua qualcosina anche, karaoke, tutta cassa, di tutto di più. Il mio fenicottero ce l'abbiamo appeso qua. E papi sta mettendo i palloncini che si accendono. Eccolo papi, festeggiato. Ma come si accendono? Sono già accesi. Gonfia e s'accendo. Cin cin! Ci siamo tutti? La faccia di Catherine. Ciao. Lei a dire. Gli ultimi arrivati. Non vuoi il caffè, niente. È vero? Buonasera. Noi abbiamo fatto già il primo brindisi. Avete fatto già? Che siete arrivati in ritardo. Ora facciamo un secondo. Okay. Ora iniziamo a ballare. Loro ovviamente non lo possono vedere perché sennò YouTube ci banna. Quindi va bene. Guarda, c'è brutta faccia però. Oh, fammi togliere gli occhiali. Com'era Giuseppe? Ormai non vale più una volta. Dai! Stiamo facendo i brindisi per il compleanno di papi. Non si dicono le parolacce. È il miglior stronzo che ci sia sulla terra, quindi si faccio al grande Luigi Guerra. Siamo qui, io, lo zio Mattacchione e papi. Leon sta nella sua stanza di là, a vedersi la TV. C'è Dea, saluta amore. Ciao a tutti. Sono Dea, sto cercando di mangiarmi un crostino da mamma. Questa è la figlia del gruppo. Stiamo mangiando perché mi è venuta fame. Perché quando ci sono gli amici. Con gli amici si stuzzica, sai com'è? Infatti. Poi bisogna fare gli onori di casa, dar da mangiare agli affamati. Quando vanno tutti via ci si siede e si pulisce la rimanenza. Giusto. Perché non si butta nulla. Ma cioè, guardate come sta elegante lo zio. Eh no, è solo la camicia bianca. La prima sera estiva. Sono in cerca, quindi lì sono detto mi hai trovato qualcuna? No, nessuna. Stiamo mangiando un crostino al nero di seppia con salmone e avocado. È una bruschetta barese, rucola e pomodoro. Gli manca l'aglio, ma non fa niente. Eh sì, perché non piace a tutti. Non piace a tutti. Papi, che c'hai da dire tu di questa festa? Papi, nonché l'onorato della festa. Benissimo. Sei contento? Abbiamo fatto questa festa di compleanno, diciamo così. Pure la pancia è contenta, eh? Infatti si vede. Va bene, quindi da questa domenica qui a finisci di mangiare i crostini, è tutto. Noi vi salutiamo papi. Tutti quanti, anche perché c'è da consumare un altro po' di alcol, poi non connetteremo, per cui non ci connettiamo. E noi ci vediamo. Ci disconnettiamo. Al prossimo. Tutti disconnessi perché non siamo connessi. Online. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Like e ok, iscrivetevi ragazzi. Certo.